Cari telespettatori, oggi parliamo di sci in questa meravigliosa stagione invernale, la più bella degli ultimi anni, che ci vede vivere una pandemia con la chiusura di un intero settore. Ma la montagna non è solo sci. Abbiamo il piacere di parlarne con Christian Ghedina, il più grande discesista italiano, grande campione di sci, quindi e ambassador dei mondiali di sci di Cortina del 2021, rimandati dal 2020. Ecco, Christian, come si sta svolgendo questa surreale stagione invernale a Cortina? Tu hai detto la più bella stagione invernale di sempre. No, è più bella sì perché c'è tanta neve, però non è più bella la più bella perché purtroppo gli impianti sono chiusi. E questa è una cosa surreale, è una cosa incredibile vedere così tanta neve, tutti pronti per aprire, operativi, anzi adesso sembra che abbiano posticipato ancora anche l'apertura. A questo punto sono tutti molto arrabbiati perché aprire a metà febbraio vuol dire perdere soldi e forse resterà chiuso per tutta la stagione. E questo è un grosso danno, una brutta cosa perché il movimento dello sci, tutto quello che ruota attorno allo sci, porta tanto indotto, tanti soldi ci sono le stazioni, le località, i negozi, i rifugi, gli impianti che lavorano. Cortina, la stazione sciistica e lavora principalmente di sci, di turismo invernale. Poi anche l'estate lavoriamo bene, però l'inverno è una buona fetta. Certo, questa chiusura natalizia dello sci avrà forti ripercussioni. Oggi si parla appunto di riaprire lo sci dopo il 15 febbraio, ma secondo te varrà la pena? E poi, trattandosi di uno sport outdoor, era proprio necessaria e inevitabile questa chiusura o si potevano trovare misure alternative? Ma le misure alternative si possono trovare senza ombra di dubbio. Adesso sono tutti che hanno paura per questa pandemia, questo Covid, e vogliono mettere un po' le mani avanti. Sanno forse i nostri governatori di non aver fatto le cose come devono essere fatte, si sentono un po' in difetto e cercano di rappezzare, tappezzare gli errori fatti a discapito dei cittadini italiani. E questo è un danno, è veramente una grande mancanza da parte del governo. In più, sì, quello che mi dicevi, mi chiedevi, io penso che, non so, anche l'associazione, l'ANEF, e gli impiantisti e tutte le società. Se aprono, vanno in debito perché non riesci più. La stagione ormai, gran parte della stagione la fai a Natale, no? Natale, Capodanno, quei 15-20 giorni lavori veramente tanto. Poi durante la stagione lavori bene, ma poi aprire a metà febbraio, anche se dovesse venire su abbastanza gente, non ne puoi neanche mandare a ruota libera perché devi rispettare un po' quello che sono le regole, distanziamenti, code. Grandi assemblamenti e quindi non puoi neanche aprire i cancelli e lasciare libero tutti perché tutti avrebbero anche voglia di sciare, devi contingentare e comunque sarebbe in aperto. Io non so, questi sono calcoli, si sente, si vocifera di questo, ma non so esattamente come siano le cose. Certo, perché è un sistema molto costoso. Ne parliamo con te proprio perché tu sei anche maestro di sci. Sei titolare insieme ad altri, a Deborah Compagnoni e ad altri bravissimi maestri di una scuola di sci, la Mover. Come vi siete organizzati quest'anno per far vivere ai vostri atleti la montagna in un modo diverso? Ecco, brava, hai detto bene, i nostri atleti, perché noi abbiamo nella Mover, che è una realtà nuova di 5 anni, fondata 5 anni fa, diciamo nel dicembre, novembre-dicembre del 2014, adesso siamo 5 anni e un paio di mesi. Noi abbiamo lo Sci Club, la scuola sci, e lo sci club, sì, e l'SD. E quindi noi facciamo attività con lo Sci Club, abbiamo lo Sci Club, i nostri ragazzini iscritti, è l'unica possibilità per poter. Se hai gli impianti aperti, perché qua a Cortina hanno aperto degli impianti proprio per fare gli allenamenti per le squadre e per coloro che hanno la tessera fisica e sono iscritti alla federazione. Noi facciamo solo quello perché scuola non la possiamo fare, non la facciamo, abbiamo i nostri maestri e
ed è un danno grosso che stiamo subendo. Abbiamo un parco giochi che eravamo indecisi se aprirlo o non aprirlo, dove abbiamo fatto una pista di slittini, un solarium, sperando che ci siano belle giornate, che la gente viene lì a prendere il sole, fa giocare i propri bambini, un po' di giochi, però non farai mai quel fatturato che fai facendo le lezioni di sci con tutti i nostri maestri. E questo è Certo. un danno grosso per noi e per tutte le scuole, sia di Cortina, ma anche del comprensorio e tutti coloro che operano nel settore. Certo, sono attività un po' secondarie dal punto di vista economico, non portano quel fatturato che porta lo sci. Ma parliamo dei mondiali. Cristian Cortina ha investito molto sugli impianti, sulle infrastrutture per questi mondiali che si svolgeranno in febbraio a porte chiuse, quindi senza il pubblico. Saranno ammessi solo pochi giornalisti sportivi accreditati all'evento. Questo è un grande peccato per gli appassionati e per i tifosi. Ma per te, quando gareggiavi, quanto contava avere il pubblico presente e il tifo dei tuoi sostenitori? Esatto, io ribadisco anche, visto che non l'hai detto, i mondiali saranno da 7, anche se saranno a porte chiuse, però ribadisco di seguirli in televisione perché insomma ci saranno, si potranno vedere in televisione tutti i telespettatori dal 7 al 21 potranno godere delle grandi gesta di questi forti atleti. E in funzione della domanda che mi hai fatto, io non ho mai vissuto una cosa del genere, perché ho fatto sì tante gare di Coppa del Mondo, anche gare internazionali, gare anche di minor livello, dove non hai il pubblico, però le gare di minor livello tu mentalmente sai già che è una gara dove vai lì e non c'è il pubblico che c'è nella Coppa del Mondo, mentre fare una gara dove che è la massima espressione dello sci, il mondiale o un'Olimpiade, senza pubblico è una cosa anomala, strana, non l'ho mai vissuta, ma non avere la gente pensando di essere in Coppa del Mondo o ad un mondiale e non avere il tuo pubblico, i tuoi tifosi che ti sostengono, è qualcosa di strano. Poi gli atleti sicuramente quando sei in partenza, quando pensi alla gara, quando scendi, questo non fa testo perché tu combatti contro i tuoi avversari, devi cercare di essere tutti gli atleti combattono per arrivare davanti al proprio avversario. Però poi dopo arrivi giù, fai anche un bel risultato, magari vinci la gara, vinci una medaglia d'oro, è finito tutto lì, hai fatto la gara, bello, sei campione del mondo, però senza sapore, no? Certo, manca tutto quel contorno, anche quel contorno di eventi sociali che avrebbero arricchito l'evento. Dobbiamo allora sperare nelle Olimpiadi Milano Cortina del 2026, altra grande conquista per l'Italia e per Cortina. Come sta procedendo l'organizzazione, Cristian? Esatto, abbiamo la fortuna che non ci sono solo i mondiali a Cortina, adesso nel 2021, che è un grande evento per rilanciare anche il nostro paese, pur essendo sempre un gran bel paese, una gran bella conca con questa cornice di montagne che ci circonda. È sempre un piacere venire a Cortina per la bellezza della natura, però questo evento, il mondiale, anche a porte chiuse, ha dato modo di rilanciare il nostro paese e sulla scia del mondiale abbiamo avuto la bravura, la fortuna anche di portare a casa e vincere la candidatura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Quindi gran parte dei lavori sono stati già fatti per quel che riguarda il reparto sci, perché a Cortina alle Olimpiadi si faranno cinque discipline olimpiche. Si farà il bob, le tre specialità nella pista da bob, quindi bob, skeleton e slittino. Ci sarà il curling e poi dopo ci sarà lo sci alpino femminile. Quindi lo sci alpino femminile con le piste, con gli impianti, gran parte dei lavori sono fatti, anche se dovranno fare degli ammodernamenti, degli aggiornamenti e quindi siamo a posto. Bisognerà fare tutta la pista per il curling nuova e poi la pista da bob dove si disputeranno queste tre discipline. Ma insomma, i lavori stanno partendo. Sappiamo che in Italia la burocrazia è molto complessa e intanto si Certo. stanno facendo le carte, è tutto lì sul tavolo.
Mancano 5 anni, che sembra veramente tanto tempo, però non bisogna perdere tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo, bisogna iniziare perché veramente arrivano. Mi sono accorto anche con i mondiali, quando è stata vinta la candidatura ai mondiali Cortina 2021, eravamo a Cancun, anche io sono andato giù per l'elezione del mondiale e sembrava, cioè, quando eravamo lì, sembravano 5 anni che sì, ci fosse tantissimo tempo. Adesso che siamo sotto mondiale, sono volati, non mi sono nemmeno accorto. Quindi bisogna lasciarsi rimboccarsi le maniche e lavorare per portare a casa un'Olimpiade Come si deve. che lasci il segno qui nella nostra vallata. Poi con tutte anche le altre realtà che si svolgeranno nei vari posti, Alto Adige, Trentino, Milano, Livigno, tutte le altre specialità. Infatti, ma questo momento passerà. Christian, grazie di queste parole, di questa conversazione. Ci sentiamo presto, speriamo di vederci ai mondiali, quantomeno in televisione sicuramente. E grazie ancora, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie mille a te, grazie a tutti, grazie a voi, insomma, in bocca al lupo e speriamo di fare una gran bella figura a questi mondiali, che anche il tempo sia dalla nostra parte, perché questo è un fattore molto importante per la buona riuscita di un evento. Grazie Cristian di questa conversazione. Anche in Emilia-Romagna abbiamo tante località sciistiche sul nostro Appennino che stanno soffrendo per questa chiusura invernale degli impianti sciistici in una stagione che si è rivelata anche qui meravigliosa dal punto di vista naturalistico. Ma ci riprenderemo, reagiremo e confidiamo nel sostegno da parte dello Stato a questi settori così pesantemente danneggiati dalla mancanza di turismo e di attività sportive.